Siamo live. Buonasera e benvenuti a tutti a questo primo appuntamento del ciclo sul giallo napoletano, da un'idea nata da una collaborazione tra la Fondazione Sei e Io Ci Sto. Per iniziare direi ecco di dare il benvenuto ai due autori che oggi disserteranno di un primo autore molto importante, un autore napoletano. Do il benvenuto a Patrizia Rinaldi e a Maurizio De Giovanni. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera entrambi e adesso cedo la parola alla mia comoderatrice, anzi è lei la padrona di casa, quindi a te Viviana per introdurci un po' il mondo della libreria Io Ci Sto. Grazie Emma, benvenuti Maurizio, Patrizia e Tommaso. E non ci sarà questa sera con noi la Presidente Io Ci Sto, Claudia Migliore, per degli impegni di lavoro, quindi farò io un po' le sue veci. E in realtà, vabbè, che dire, su Io Ci Sto ormai sono tantissime dirette, tantissimi eventi, quindi in realtà siamo, credo, abbastanza conosciuti, tutti conoscono la nostra storia. Il 21, tra l'altro, è il compleanno di Io Ci Sto. Quindi ne approfitto per invitare tutti a passare in libreria, quindi anche soltanto per un brindisi. In realtà, di Io Ci Sto che dire, è un'associazione di promozione sociale, è una libreria, è un luogo di cultura, di incontro soprattutto, che è nato nel 2014. Perché avevano chiuso tutte le librerie al Vomero, quindi Guida, Loffredo, le librerie storiche di Napoli, e ci siamo, noi cittadini ci siamo uniti e abbiamo deciso di aprire, quindi Io Ci Sto, e siamo in realtà a effettivamente creare la libreria, nel senso che abbiamo cercato la sede, c'è qualcosa di sottofondo. Sono io, stavo cercando di condividere la diretta, ma No, nessun problema. faccio un po' di danni. Ecco qua, l'ho trovata. Scusa. È No, giusto. no, figurati. Dicevo, siamo stati noi cittadini, quindi noi soci, effettivamente a dar vita proprio alla sede, pittando, portando sedie, scaffali, costruendo librerie, insomma, quindi è veramente nostra, ecco, posso dire che è nostra. E ad oggi ovviamente c'è quello che noi definiamo il zoccolo duro della libreria, quindi quelli che sono poi i soci fondatori. Maurizio è uno di questi, ci segue dall'inizio. E ogni anno si aggiungono sempre nuove persone che ci aiutano effettivamente poi con gli eventi, con i turni, perché abbiamo soltanto il libraio, ovviamente, che è il direttore della libreria, che è dipendente, e noi invece diamo il nostro tempo volontariamente. Detto questo, io in realtà passerei un attimo la parola a Tommaso per il saluto. Grazie, grazie Viviana, buonasera, grazie ai nostri relatori Patrizia e Maurizio, grazie Emma. Benvenuto anche da parte a tutti da parte della Fondazione Isaia e dico giusto due parole da parte nostra. Noi abbiamo con piacere organizzato questo evento in collaborazione con Io Ci Sto perché si inquadra un po' in quella che è la nostra, sono i nostri filoni di attività che oltre alla formazione e alla ricerca accademica prevedono anche progetti culturali volti a valorizzare un po' a 360 gradi quelli che sono i saperi del nostro territorio. A questo proposito vi leggo un breve messaggio del nostro presidente Gianluca Isaia che anche lui non può intervenire perché è bloccato da un notaio. E vi leggo quindi un suo breve messaggio. Ci dice Gianluca: questo ciclo di incontri tra maestri del passato ed autori contemporanei si inquadra nel solco del nostro approccio verso la cultura napoletana come un enorme patrimonio da valorizzare, ma senza cadere in una visione nostalgica e considerando sempre la sua costante vitalità. Il tema del giallo napoletano offre tantissimi spunti che, partendo dal libro, portano a tutti i media nei quali il nostro territorio dimostra il valore dell'industria culturale e creativa. Naturalmente, io ringrazio Gianluca per questo messaggio e anche per
sostenere sempre le nostre idee, ecco, come quella di questo ciclo, e ripasserei la parola alle nostre moderatrici per entrare nel vivo dell'incontro. Sì, per entrare nel vivo dell'incontro, ecco, è dopo partire da una breve introduzione, perché appunto, lo accennava già Gianluca Isaia, presidente della Fondazione, nella dichiarazione che ci ha lasciato, perché questo incontro, perché questo ciclo di incontri sulla scuola napoletana del giallo, e tornerei a Tommaso, ecco, per un paio di domande sull'idea, come è nata l'idea di questo ciclo di incontri e anche di questo felice connubio tra la Fondazione Isaia e Io Ci Sto, abbastanza inedita, nel senso che vi siete avvicinati, ma non si era ancora creata l'occasione come oggi. Sì, ci sono state già vari contatti, varie collaborazioni, anche io, anche a titolo personale, collaboro con la libreria, faccio parte del gruppo presentazioni. Quest'idea è nata proprio da una chiacchierata con la presidente Claudia Migliore sul tema del giallo, per cui a un certo punto ho raccontato a lei che mi sarebbe piaciuto, ecco, sul tema dei generi popolari, fare qualcosa che unisse un po' la riscoperta e la valorizzazione del passato, però anche con un discorso sul presente, sempre perché vogliamo evitare un approccio di tipo nostalgico e che guardi solo al passato, come diceva anche il nostro presidente. E Claudia subito, insomma, è stata d'accordo, e tra l'altro mi ha segnalato alcune cose scritte da Ciro Sabatino, che è uno dei soci storici di Io Ci Sto, dalla sua famosa mail partì poi anche tutto il movimento che portò alla costruzione della libreria, e in particolare c'è un suo articolo che poi abbiamo avuto il piacere di ripubblicare anche sul sito della Fondazione, nel quale lui ripercorre brevemente la storia della scuola napoletana del giallo, e ci ricorda come abbiamo avuto almeno tre grandi maestri diciamo a Napoli nella storia del giallo. Il primo è stato Mastriani, che oltre a scrivere opere come La cieca di Sorrento, I misteri di Napoli, ha scritto anche un libro come Il mio cadavere, che nel 1851 può essere considerato a buon titolo il primo giallo italiano, e si contende un po' questo titolo insieme a un libro di Emilio De Marchi, che è Il cappello del prete, del 1857, ma comunque ambientato a Napoli. Poi c'è stata la Serao, che conosciamo per Il mattino, per Il ventre di Napoli, ma che ha scritto due libri come Il delitto di via Catamone e La mano tagliata, che possono rientrare in questo genere. Poi c'è stato un po' di oblio fino poi agli anni 70 e 80, quando abbiamo avuto invece Attilio Veraldi, che con La mazzetta e altri romanzi ha riportato di nuovo Napoli in prima fila, appunto da essere considerato forse il maggiore innovatore e persona che abbia maggiormente modernizzato il giallo italiano. Quindi abbiamo pensato di, insieme a Claudia, di organizzare tre incontri centrati su questi tre maestri del passato, quindi uno specialista come Veraldi e due autori più noti per altre opere, ma che si erano cimentati anche sul giallo, mettendolo a confronto con autori contemporanei. Abbiamo pensato di partire da Veraldi perché è il più recente, offre più spunti anche legati alle trasposizioni che ci sono state al cinema, nella fiction, per poi andare più indietro nei prossimi due incontri con Mastriani e Serao. Quindi questa è un po' come dire la nascita di questo ciclo di incontri. Io ne approfitto per il saluto di Claudia, che comunque ci sta seguendo. E ciao amici felici di questa collaborazione, mi scuso per non essere presente in treno, un grande abbraccio a Maurizio e Patrizia. Quindi, allora, Tommaso, a questo punto però
un breve ritratto, ecco, proprio di Veraldi, nel senso che lui è considerato un po' il padre, no, del giallo, forse napoletano, ha eletto Napoli a sua città ideale per i suoi romanzi, pur avendo vissuto in realtà per poco tempo a Napoli. Sì, dico giusto, ecco, un rapido flash sul suo lavoro, quello che io ho trovato, perché poi strada facendo, devo dire, mi sono appassionato, al di là di quelli che erano, diciamo, i miei obblighi di servizio su questa cosa, quindi veramente ho approfondito molto, mi sono documentato, ho letto non tutti, ma diversi dei suoi romanzi, devo dire, è veramente una figura interessante. Sì, lui nasce a Napoli nel 34, 1934, svolge una prima parte di attività nel mondo editoriale come traduttore, sia dall'inglese, e qui traduce anche autori come Chandler, Hammett, quindi diciamo il cosiddetto genere hard-boiled, ma anche dallo scandinavo, quindi si parlava stamattina con Patrizia Rinaldi anche di generi completamente diversi. Poi esordisce come autore nel 76 con La Mazzetta, quindi che porta un po' a Napoli questo genere hard-boiled ed ha un grandissimo successo, poi vedremo anche con un film, e introduce questo personaggio di Sasa Iovine, cosiddetto avvocato, che poi avvocato non è, che si trova in una serie di impicci, diciamo così, e questo avverrà anche nel secondo romanzo, che è Uomo di conseguenza del 78. Poi abbiamo un libro molto interessante, se ne parlava anche con Maurizio oggi pomeriggio, che è Il Vomerese del 1980, quindi si parla di terrorismo, il primo libro italiano diciamo, primo romanzo sul terrorismo, quindi si passa un po' alla spy story. Poi viene introdotto un nuovo personaggio, che è il commissario Apicella, con il suo amico di infanzia, che invece sta dall'altra parte della barricata, che è Ciro Mele, e che sarà protagonista di Naso di Cane dell'82, che diventa anche una fiction con la regia di Pasquale Squitieri e il ruolo del commissario assegnato, affidato a Luca De Filippo, e ricordo anche la colonna sonora di Tullio De Viscopo, perché poi su questo tema delle musiche torneremo anche per La Mazzetta, e questo personaggio poi al centro anche un altro romanzo, che è L'amica degli amici. Poi abbiamo Donna da Quirinale, scritto a quattro mani con Guido Almanzi, e poi l'ultimo grande acuto, possiamo dire, che io personalmente ho amato molto, è Scicco del 1991, che non è un vero e proprio giallo, è una storia di marivoleria, come viene definita in copertina, è una storia di un ragazzino che ruba quello che è il bottino ai suoi compagni, e da qui inizia tutta una serie di vicende. Molto interessante anche l'uso del napoletano, qui c'è una lingua metà italiana, metà napoletana, e poi ecco, su questo mi piacerebbe sentire anche il parere dei nostri relatori. Veraldi muore abbastanza giovane, a 65 anni, quindi nel 99 a Monte Carlo, e riceve fin da subito diciamo il consenso unanime della critica. Ricordiamo che Oreste Del Buono, che ha sdoganato insomma tanta produzione di generi popolari in Italia, incluso anche il fumetto, diceva che La Mazzetta è il più bel romanzo giallo che lui avesse mai letto, così come Antonio Dorrico dice che è stato il miglior giallista italiano ed ha modernizzato anche il romanzo italiano in generale, non solo il giallo. Ricordiamo anche Luca Crovi nella storia del giallo italiano, dà un grandissimo ruolo, quindi ecco, direi un personaggio sicuramente di grande spessore, quindi questo è stato il motivo per cui anche abbiamo ritenuto interessante avere lui come primo maestro, ecco, da analizzare con l'aiuto dei nostri relatori. Ecco.
Ecco, io partirei quindi con una domanda a uno dei nostri relatori. Patrizia, partirei da te perché proprio oggi, diciamo, lo possiamo dire, quando ci stavamo preparando all'incontro e ci siamo incontrati sempre purtroppo, però non di persona, ci hai mostrato una serie di una collezione di libri incredibile, meravigliosa. E quindi, appunto, la domanda è, ecco, eccoli, meravigliosi, anche proprio come edizione. Come sei entrata in contatto per la prima volta con questo autore? Qual è stato il tuo primo approccio? Raccontaci qualcosa. Allora, grazie, è un piacere essere con voi, un saluto alla Fondazione e a Io ci sto. Piacere essere qui anche con tutti voi, con Maurizio, eccetera. Allora, io sono stata graziata da Vagliano perché mi trovavo in Toscana per una serie di giri miei lavorativi e mi hanno invitata a presentare la pubblicazione dell'opera Omnia, tranne l'ultimo che Scicco che ha nominato Tommaso, tranne quello, insomma, ci sono tutti. E io avevo letto soltanto La Mazzetta e l'avevo letta proprio grazie ad Oreste Del Buono. Oreste Del Buono faceva degli editoriali e delle recensioni su Linus, che io sono una signora del Novecento, ma faceva questi editoriali ed erano talmente autorevoli, seguiti da tutti, grandi, piccoli, alla moda, fuori moda, che si correva in libreria ad acquistare il libro. E così ho letto La Mazzetta. Poi ovviamente ho visto il film di Corbucci, insomma, addirittura c'è l'icona, no, proprio nell'immaginario, gli spaghetti al nero di seppia, cioè è diventato proprio qualche cosa, cioè, lì è proprio diventato l'immaginario collettivo, fa parte dell'immaginario collettivo. Però io pian piano ho cominciato a leggere anche gli altri romanzi, che sono godibilissimi, sono estremamente moderni. I miei preferiti sono due, sono Uomo di conseguenza, già dal titolo. Peraldi non ha fatto un'operazione col linguaggio, come posso dire, alla Camilleri, cioè non ha preso il siciliano, per esempio, come ha fatto Camilleri e l'ha esasperato, riconvertendola a una grammatica del tutto personale. No, Veraldi ha fatto tutto il contrario, ha universalizzato il napoletano, nel senso che si esprime quasi sempre in lingua italiana, con ogni tanto un suono, proprio il suono della frase che è nostro. E quindi resta universale appartenendo. Ed è una cosa bellissima. Insomma, io sono veramente appassionata di Veraldi, credo che sia troppo poco celebrato, troppo poco amato, andrebbe proprio divulgato perché è un finissimo intellettuale che ha scelto anche di insegnarci l'America. Cioè ha scelto di insegnarci un modo di narrare che finalmente ci offre le storie, perché come diceva appunto Oreste Del Buono, in Italia, figuriamoci quanto tempo fa, ma anche adesso si fa fatica a leggere di storie, noir non noir, proprio la trama, l'intreccio, la non prevedibilità dell'azione, insomma, quindi sono fan. Queste sono state le mie letture. Poi mi piace perché anche uno che non è retorico, che litiga anche con la stessa appartenenza, che ha l'età che se ne va a Stoccolma, perché non ne può più, perché diceva che appunto l'ambiente era claustrofobico, l'ambiente intellettuale, ne abbiamo parlato appunto prima con Maurizio. Insomma, il mio amore è autentico. Ecco. Io proporrei la stessa domanda anche a Maurizio, che dici, Viviana? Sì, assolutamente. Sì, noi, buonasera a tutti. La lettura è strana perché i lettori, a cominciare dai ragazzi, o leggono i contemporanei o leggono i grandi classici. Cioè, c'è una sorta di damnatio memoriae del medio tempo, del recente passato, per cui uno o legge i russi, e quindi Tolstoi, Dostoevskij e compagnia bella, o legge quelli che escono adesso, per poterne parlare, perché fa molto figo nei salotti
parlare o dei contemporanei o parlare dei grandi classici. È come se uno desse gli estremi dando per scontato quello che c'è in mezzo, e invece quello che c'è in mezzo non viene letto, viene saltato. Nella materia nostra, cioè nel nostro genere, questo genere che voi definivate popolare nell'ambito della scelta degli incontri, no, cioè l'individuazione del genere popolare di cui parlare. È vero, il nostro è un genere popolare. È un genere popolare perché il crimine è interessante. Noi lo vediamo chiaramente dalle trasmissioni televisive, no? Tutto il prosperare di vari Un giorno in pretura, Amore criminale, Sopravvissute, questa ricerca costante del crimine come elemento di interesse. Io ho appena finito di scrivere un articolo per il Corriere della Sera, loro mi hanno chiesto di scrivere di 6 delitti celebri da mandare la domenica sul giornale. Perché delitti celebri? Perché non grandi amori, per esempio? Perché non belle notizie, oppure grandi politici o cose del genere? Perché il crimine è interessante, perché il crimine è una chiave di lettura della contemporaneità, ed è forse questo il motivo per cui decade dall'attenzione il tempo medio, cioè il recente passato. L'Italia ha avuto grandissimi giallisti, grandissimi noiristi, personalità straordinarie. Io penso a Fruttero e Lucentini, a Scerbanenko, a Gadda, a Sciascia, a lo stesso Umberto Eco del Nome della Rosa, cioè grandi autori di grandi misteri criminali che sono stati buzzati, che sono stati meravigliosamente importanti e meravigliosamente letti. Veraldi fa parte di questo territorio, fa parte dei grandissimi istitutori di un genere che era diciamo relegato alle edicole, che era secondario, che era molto meno importante di qualsiasi altro genere letterario. Con loro, con questi grandi padri, e Veraldi è assolutamente in questo settore, è assolutamente in questo ambito. Il giallo, il noir, diciamo la crime fiction, come la chiameremo adesso, approda ai lettori alti. Ed è questo il motivo per cui Veraldi viene meravigliosamente recensito. Perché di Veraldi, al di là del buono, noi troviamo grandissimi successi di critica, che non era una cosa da poco, che non era una cosa frequente per questo tipo di lavori, per questo tipo di operazioni. Perché oggi noi abbiamo un movimento del romanzo nero italiano? Perché sono esistiti questi grandi autori, grandi anche di connotazione. Perché ha ragione Patrizia quando dice che Veraldi ha anche un po' un rifiuto dell'appartenenza. Nel racconto del territorio Veraldi non è indulgente. Non lo è mai, anzi, va a cercarsi uomini senza qualità. Sasà Iovine è perfettamente un uomo senza qualità, è il suo eroe, ed è una strada che segue anche successivamente Ferrandino con Pericle il Nero, che credo sia il vero prosecutore delle storie, del solco tracciato da Veraldi. Le cose cambiano con Camilleri. Le cose cambiano con Camilleri radicalmente, perché Camilleri porta un racconto molto territoriale e cambia un po' la prospettiva, perché mentre Veraldi, così come Scerbanenko, così come Fruttero e Lucentini, era uno studioso attento del fenomeno criminale, cioè quindi il fenomeno criminale nella sua strutturazione, nella sua ambientazione, con Camilleri diventa un racconto del territorio, diventa una modalità di racconto del territorio. Camilleri dà luogo al movimento attuale del romanzo nero italiano, in cui ogni regione ha i suoi autori che raccontano il territorio in maniera diversa fra loro, ma da cui esce un ritratto composito e assolutamente realistico della storia sociale del paese. Peraltro questo lavoro non lo fa,
Peraldi rimane molto profondamente attento alla sua trama, alla concatenazione delle storie con i suoi personaggi meravigliosamente tratteggiati. Quindi io dico che Veraldi è un autore così grande da essere difficilmente imitabile. Cioè non può essere un caposcuola uno così bravo e così assolutamente forte nel suo ambito ristretto. Al di là di Pericle il Nero, che io avrei visto come racconto di... E forse Certi bambini di De Silva poteva essere in qualche maniera un libro di Veraldi. Poteva essere, perché è focalizzato sul personaggio principale, che è questo bambino che con assoluta freddezza e equilibrio fa la sua vita criminale, come se non fosse possibile un'alternativa. Ecco perché io credo che sia in questo la grandezza di Veraldi, l'assenza di indulgenza e quindi anche di speranza, per forza di cose. Scusatemi, ci sono un po' di problemi con il computer. Allora, intanto volevo leggere un commento per approfittarne e ricordare che esiste proprio un premio, proprio appunto la memoria di Attilio Veraldi, e che c'è stata da poco la premiazione. E quindi ringrazio Maurizio, purtroppo non sono riuscita a sentire tutto, ma sicuramente lo recupererò. E, un'altra niente domanda. Importante, non ti preoccupare. Sempre modesto. Allora, andando invece avanti, abbiamo nominato spesso La Mazzetta, che è uno dei libri e dei film, ovviamente, tratti dal libro. E prima però di passare alla domanda, io vorrei far vedere alle persone che magari non lo conoscono il trailer del film. Ok, oggi la tecnologia purtroppo non mi aiuta. Ci siamo. Non si sente.
Però io lo sentivo. Non si sentiva, nessuno lo sentiva? No. Bene, vabbè, avvisatemi perché stavo andando tutto. E io ho fatto segno. Non ho visto perché... no, io sentivo tutto. In qualche modo è stato interessante comunque vedere innanzitutto la mimica di due attori incredibili. Quella è stata una generazione di attori, secondo me, assolutamente irripetibile, perché questi due, come coevi di Mastroianni, Gassman, Sordi, Giancarlo Giannini, cioè siamo in presenza di un gruppo di attori a cui veramente potevi affidare qualsiasi trama, perché era gente che faceva ridere, commuoveva senza alcuna difficoltà. Se voi pensate agli attori di oggi, eppure ce ne sono di straordinariamente bravi, ma quasi nessuno ha tutto questo portafoglio di emozioni da trasferire. Quindi anche in questo, diciamo, sono stati fortunati gli autori di quell'epoca. Se posso aggiungere, scusa Viviana, qualche particolare sul film, che a parte, come diceva Maurizio, è un esempio sicuramente perfetto anche di maestria di questi attori. Abbiamo Manfredi, Tognazzi, abbiamo Paolo Stoppa, è anche pieno di curiosità. Abbiamo alla sceneggiatura abbiamo Luciano De Crescenzo, che in quell'occasione conosce sul set Marisa Laurito, iniziando poi un'amicizia durata oltre 40 anni. La colonna sonora di Pino Daniele, siamo nel 78, Pino Daniele aveva appena pubblicato Terra Mia, doveva ancora pubblicare Pino Daniele, e questa suo lavoro non viene menzionato nemmeno nelle sue biografie online, e non è reperibile, io sono anche collezionista di vinili, non è reperibile, diciamo, nei siti su vinile, né si trova su supporto digitale, quindi veramente è una piccola chicca, ecco, che magari solo chi ha la DVD o la videocassetta può godere. Quindi sicuramente un film pieno di cose da scoprire, ma forse, ecco, voi vorrete chiedere qualcosa invece sul rapporto tra il film e il libro ai nostri relatori. Sì, esatto. Innanzitutto, quali sono, appunto, quando hanno visto per la prima volta il film, quindi qual è stato il giudizio, ma insomma l'impressione e il ricordo che avete della prima volta in cui avete visto il film, e soprattutto quali sono le differenze. Non voglio fare qui la solita domanda meglio il film, meglio il libro, perché insomma credo che siano in realtà due prodotti sempre molto diversi. Però ecco, proprio il rapporto, insomma, tra questi due generi, ecco. Patrizia? Comincio io? E beh, davanti a questi attori, davanti a questo tipo di interpretazione, che poi è un'interpretazione fedele della trama, che cosa dobbiamo dire? Cioè, dobbiamo dire semplicemente che è vero, sono sguardi diversi. I libri sono il mio pane, quindi io preferirò sempre i libri, nonostante Manfredi, che è un amore, Paolo Stoppa, insomma, cioè, nonostante ci sia proprio il gota degli attori, non dell'epoca, del sempre, il libro consente al mio immaginario un'azione più scellerata, cioè un'azione più diretta nei confronti delle parole, e soprattutto il suono della lingua di Veraldi. Mi dispiace di essere scocciante e monotona, però il fraseggio di Veraldi, il modo in cui presenta i personaggi, con il dettaglio piccolissimo che poi si allarga senza mai cadere nella retorica, nella banalità. Ora, a proposito dell'uomo di conseguenza, per esempio, un personaggio viene definito come bugiardo semplicemente perché ha le dita sporche di nicotina e non fuma. Ma questo dettaglio, scritto benissimo,
con una semplicità apparente, perché la semplicità è una sintesi a quei livelli, cioè per chi ha tradotto appunto praticamente tutti, no? Per chi ci ha fatto conoscere, basterebbe soltanto Raymond Chandler, basterebbe soltanto lui, la semplicità è una sintesi. Quindi per me che scrivo, la lettura resiste, è il piacere più forte, perché... E no, io sono una dilettante, io faccio una grande differenza tra l'impostazione critica della lettura. Questa differenza adesso in Italia non c'è tanto, perché molti scrittori, alcuni anche molto qualificati, scrivono di libri, eccetera. Ma il critico letterario di una volta, appunto, ha bisogno di strategie, di conoscere strategie filologiche, un poco di storia in più, leggere l'opera omnia, insomma non si può passare da Shakespeare a Rodari a parlare con tanta disinvoltura, c'è bisogno di studiare, sono un po' secchiona. Detto ciò, mi interessa proprio la lingua, e la lingua, il suono della lingua ovviamente non può essere riproposto, ma neanche da Buñuel, cioè non può essere riproposto da nessuno, va letto. I libri vanno letti, cioè io per esempio recentemente ho fatto i complimenti a Maurizio perché ho visto tutte le puntate del commissario Ricciardi, io sono una fan del commissario Ricciardi, e io ho scritto proprio un messaggio, io ho scritto sono contenta perché veramente è stato fatto bene, insomma c'è stata una bellissima interpretazione, cioè mi è piaciuto tutto, però è diverso, è come se fossero appunto gli sguardi diversi, certe volte più gli sguardi tradiscono più mi piace, perché mi si lascia un po' questa verginità dell'immaginario che sarà anche scombinato alla me, però è soltanto mio. Grazie. Maurizio. Dobbiamo... Io non ho mai visto un film tratto da un libro che mi piacesse più del libro nella mia vita. Forse solo Via col vento, che... Era un bel film, molto molto ampio, molto scenografico, molto ben interpretato, mentre il libro della Mitchell era, io lo trovo, un polpettone di difficile digeribilità, insomma. Però a parte Via col vento io non ricordo mai, nemmeno film di straordinario valore, penso al Dottor Zhivago, no? Per dire, un film bellissimo, ma senza le poesie a Lara, il libro di Pasternak, che erano una parte importantissima del libro di Pasternak, la storia ne usciva condensata, insomma, diciamo. Il discorso è questo, è la fruizione delle storie che cambia, è la fruizione, cioè un prodotto audiovisivo, una storia fatta per immagini, è un prodotto di tante fantasie che legittimamente operano in piena autonomia. Io penso al regista, all'attore, allo scenografo, al costumista, la colonna sonora. Tommaso ricordava il meraviglioso lavoro di... Pensate, a, per esempio, all'impatto delle colonne sonore nei film di Sergio Leone, le colonne sonore di Morricone, oppure pensate al lavoro fatto dal nostro stesso Pino Daniele per Massimo Troisi. Cioè, stiamo parlando di grandi integrazioni della storia, cioè è difficile immaginare la storia scritta e basta. Penso al Borghese piccolo piccolo, che è un'interpretazione immensa di Sordi, immensa, di una storia terribile nella sua durezza, ma quando tu vai a leggere il libro di Cerami e magari lo leggi dopo il film, tu scopri quanto Cerami aveva detto e che il film non è riuscito a dire. Questo perché il lavoro che fa il lettore è di grandissima importanza rispetto al lavoro che fanno tutti quelli che partecipano al film. Il lettore crea insieme allo scrittore, cosa che lo spettatore non fa. Lo spettatore, attenzione, questo non può essere un giudizio di prodotto, di qualità del prodotto, perché ci sono belli bei film e brutti libri anche, cioè non è detto che ci sia un necessariamente essere migliore da parte dei libri rispetto al film, ma è diverso il lavoro che fa lo spettatore. Lo spettatore è passivo, guarda scene, le vede per come sono,
gli piaccia o non gli piaccia, si emoziona o non si emoziona, ma è passivo. Il lettore invece è talmente attivo che lo stesso libro letto in un altro momento della vita ti dà altre cose. Ti dà altre cose perché tu sei una persona diversa, quindi il lavoro che fai tu è differente fatto in un'altra maniera. Ora, detto ciò, La Mazzetta è un gran film, proprio un gran film, come erano grandi film di quell'epoca. Trovo che l'ironia, più che l'ironia, il sarcasmo di Veraldi non emerga a sufficienza. È una storia, il film, una bella storia. Veraldi ci mette anche il suo sotteso giudizio sui personaggi. Questo giudizio che lui fa sui personaggi chiaramente non ci può essere nel film, dove i personaggi scavalcano la barriera e diventano chiaramente quelli che ti portano in giro per la storia. Non è lo scrittore che ti porta in giro per la storia, sono i personaggi che ti portano in giro per la storia. Cosa godibilissima. Nel caso poi, avendo Manfredi e Tognazzi e Stoppa a disposizione, vorrei vedere se non, se non hai questa meravigliosa opportunità. Per quanto mi riguarda, da scrittore di storie anche per lo schermo, è indiscutibile che ti dà una popolarità diversa. Patrizia se ne accorgerà quando andrà Blanca sullo schermo. Ti cambiano le cose. Cioè, la gente ti ferma, ti riconosce, ti parla della serie televisiva molto più che dei romanzi. E quando ti fermano i lettori è per farti un cazziatone circa le differenze. O i meriti migliori del libro, come se dipendesse da te. Il fatto di aver tolto una parte delle storie è indiscutibile. La popolarità che dà lo schermo è immensa, quindi è molto poco nobile e falso per la maggior parte. Quando uno dice no, ma io veramente la televisione, non volevo scrivere per la televisione. Certo, me l'hanno chiesta, ma io così non è vero. È un fatto bellissimo, importante, di enorme incremento anche dei libri, perché molta gente poi dopo, incuriosita dai libri, se li va a prendere e li legge. Quindi ben venga la televisione, benedetta la televisione, benedetto lo schermo, perché lo schermo rende più vicini i libri a coloro che non sapevano nemmeno che esistessero. Quindi va bene così. Infatti, ecco, mi hai anticipato, Maurizio, a Patrizia avrei chiesto proprio di questa esperienza che si sta avvicinando, perché ancora appunto Blanca non è ancora in TV, ma lo sappiamo, è ufficiale e sarà una fiction importante, diciamo, su cui punterà molto anche il palinsesto della Rai. Ho letto varie cose, quindi chiedo appunto a Patrizia, in questa fase, diciamo prima di quella in cui si trova Maurizio, come la sta vivendo, qualcosa, quello che ci puoi dire ovviamente, senza spoiler appunto per utilizzare no, il linguaggio. Spoiler, tanto io non so niente, quindi lo spoiler, noi siamo gli ultimi a sapere le cose. Io mi sono divertita come una pazza, io mi sono divertita per tantissimi motivi. Il primo motivo è che appunto io non avevo certo venduto come Maurizio, non avevo la popolarità di Maurizio, e mi è venuta a capare, insomma, nella mia periferia. Poi Maurizio mi conosce bene, io sono una persona che ama vivere nascostamente, quindi diciamo dal mio stipo mi sono venuti a tirar fuori la Lux, che al momento è una delle case di produzione più grandi che c'è in Italia, e sono stati meravigliosi. Ovviamente si sono anche molto divertiti con me e io con loro, perché non ho per niente rotto le scatole. Nel senso che, a parte ai visi, ma non ho rotto le scatole perché mi incuriosiva talmente tanto, questo non è il mio cane, voglio dirlo, sta di là, e mi aveva talmente incuriosito un tipo di lavoro che è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Io ho letto le sceneggiature, ho partecipato per esempio a alcune riunioni, così, ma è proprio tutto un altro, è come se fosse un altro. Quindi io all'inizio sembrava un asino in mezzo ai suoni, perché capivo poco. Poi invece prevale la curiosità, e io sono contenta. All'inizio ero un po' così stordita, perché
me la spostano di città, ma che sta succedendo? L'età cambia, no? È normale, queste cose ti destabilizzano un po'. Poi invece pian piano ci ho incominciato talmente a prendere gusto che ho detto una volta una frase che è rimasta famosa e che sono messa a ridere tutti quanti. Ho detto, ma questo mi è piaciuto moltissimo, questa puntata. Non sembra per niente una roba mia, ma mi è piaciuta tanto. Perché quello che dice Maurizio è sacrosanto. Compreso questo periodo di lockdown benedetto, no? Io ho la possibilità di uscire da una dimensione di nicchia, per carità, amatissima, perché io ho scritto dei libri, insomma, di cui sono contento, ho continuato a pubblicare, però abbiamo la possibilità di osservare il nostro immaginario attraverso altri occhi e si spera che ci sia una ricaduta sui libri. È la pura verità. E poi questo è un lavoro. Cioè, ogni tanto c'è questa cosa quasi, come posso spiegare, molto, molto oscio, molto, molto divina, no? In realtà questo è un lavoro, si fanno delle cose per aumentare la propria visibilità, la propria credibilità, si cerca di non tradirsi, ma bisogna essere aperti agli nuovi strumenti, ai nuovi strumenti narrativi. E i nuovi strumenti narrativi sono le serie, c'è poco da fare, sono le serie che vengono però proprio dalle aspirazioni, come quella di Veraldi, come quella delle edicole, dei libri comprati in edicola, dei feuilleton, dove il continuare era il rapporto amoroso che non si spezzava con la parola scritta. Quindi comunque vengono da là. Devo aggiungere qualche altra cosa, mi sono stoppata bruscamente. No, era bellissimo, cioè è stato un commento meraviglioso, devo dire, anche entusiasta, quindi meglio di così. No, sono contenta, dovrebbe uscire in autunno, ma poi queste cose qua, questo è un altro ternallotto, magari slitta, Babbo Natale, non so niente. Però per fortuna vivo questa cosa così, perché... Certo. È la curiosità, io ho cominciato a scrivere tardissimo, cioè io ho cominciato a scrivere tardi, sono diventata scrittrice grazie ai premi letterari, lo dico sempre, anche adesso a Salerno ultimamente l'ho detto, non conoscevo nessuno nell'ambiente editoriale, per me è tutta un'avventura ed è un'avventura che non mi aspettavo. Grazie. Io continuerei un po' a parlare dei generi. Che dici, Viviana? Visto che allora io cuore... sì, scusa, no, se non ti dispiace, volevo leggere prima dei commenti sono arrivati. Così allora c'è Enza Alfano, che salutiamo, un'altra scrittrice socia. È sempre molto interessante ascoltare Maurizio, soprattutto ho trovato interessante la riflessione sul medio termine. Concordo perfettamente, ci sono autori negletti, dimenticati completamente, ma sono appena un passo dietro di noi. Non si possono trascurare senza perdere un passaggio essenziale. In riferimento ai film, rimasi profondamente delusa dalla visione del Gattopardo, eppure un capolavoro. Poi Gabriella Fiano, il rapporto che si crea tra lettore e autore unico e personale e non sarà mai equiparato dalla visione del film, senza considerare che la lettura la facciamo sempre da soli, il rapporto è a due e basta. Il libro è sempre superiore, ci dicono, verissimo, la televisione quando propone serie TV di qualità autorali incentiva moltissimo la lettura dei libri da cui sono tratte le serie, proprio Camilleri nell'esempio più evidente, per fortuna. E... però Salti. Su questo vorrei dire una cosa. Sì. Non è sempre vero, il fatto di Andrea è eclatante, ovviamente. Quando uscì la serie di Montalbano, la visibilità fu enorme su Andrea perché lui era rivoluzionario. Cioè, la storia di Montalbano, che adesso è diventata un format, diciamo, a cui fanno riferimento tutti, e quindi sembra in qualche modo ovvio, in qualche modo già visto, la storia di Montalbano è stata rivoluzionaria, perché lui diventava un racconto di un territorio, era all'aperto. Io ricordo che prima di Montalbano c'era Maigret, il tenente Sheridan, cioè era gente che lavorava in ambienti chiusi, erano cose girate in studio.
Montalbano praticamente scompare nel racconto meraviglioso di un territorio esotico, sconosciuto agli italiani, nonostante fosse un territorio che poi italiano non c'è. Quindi nel caso di Andrea ci fu un riflesso immediato sui libri. Moltissimi straordinari autori di bellissimi libri, da cui sono state tratte fiction di successo, in classifica non sono nemmeno andati. Cioè, questo va detto, non è un discorso automatico. Il pubblico degli spettatori non è il pubblico dei lettori, lo è per una parte minima. Io ne sono l'esempio classico. La fiction di Ricciardi ha avuto un enorme riflesso di vendite, nonostante Ricciardi fosse già stato molto venduto prima, perché il pubblico di quel tipo di fiction era un pubblico di lettori. Mila Settembre, che è sempre mia, il pubblico degli spettatori non ha comprato quasi per niente i libri che grazie a Dio andavano già bene per conto loro, non hanno avuto alcun riflesso, nessuna crescita di vendite dalla trasmissione della fiction, perché il tipo di fiction era un tipo di fiction che si rivolgeva a un pubblico non di lettori. Quindi o lo avevano già letto per fatti loro, oppure non hanno avuto voglia di andarlo a leggere perché gente che lo legge. Non so se mi spiego, sempre lo stesso autore, sempre la stessa ambientazione, due fiction diverse, due pubblici diversi, uno di lettori e uno di non lettori. Quindi non è che è un passaporto immediato fare la fiction. Adesso non faccio nomi per gentilezza, ma ci sono, ripeto, straordinari autori che hanno fatto libri bellissimi, da cui sono state tratte fiction di grande successo, che non hanno avuto riflesso sui libri. Direi che sono la maggior parte questi. Questa è una materia in cui, se ci fosse Alberto della sala, ci potrebbe raccontare molto, perché i librai hanno perfettamente il polso di questa situazione. Posso aggiungere una cosa, perché questo è un argomento che mi interessa tantissimo. I libri non li vende lo scrittore. Quando si dice lo scrittore vende o non vende, si dice una falsità gigantesca. Ora lasciamo perdere Maurizio, che ha sempre avuto dagli inizi un seguito affettuoso di pubblico, una popolarità. Ma c'è la filiera del libro, ci sono i promotori, ci sono i librai, c'è innanzitutto la casa editrice. Quindi la responsabilità, scusate, delle vendite e delle non vendite, anche in occasioni di premi prestigiosissimi, di eventi speciali, di cose... Cioè, l'autore fino a un certo punto, spesso, che gli autori sono delle carogne, diciamolo subito, ma in questo caso spesso è innocente. Ci terrei a dirlo, perché è chiaro che se fanno... Ora io dovrei raccontare una storia, non la posso raccontare, comunque me ne vado molto larga, così senza far nomi. Una fiction ebbe un successo terribile. Sulla scia di questa fiction fu scritto un romanzo, giocando con l'ambiguità del l'ho scritto io o non l'ho scritto io. Quel romanzo lì, me l'ha raccontato un libraio questa storia, ha avuto più successo di tutti quanti i libri da cui realmente era stata tratta la storia. E perché? È perché era stata fatta una strategia ad hoc. Perché quello dei libri è un mercato come un altro. Attenzione. Quindi c'è comunque... Certo, noi siamo legatissimi alle parole. Io, per esempio, continuo a essere una dilettante appassionata, per carità. Però noi dobbiamo anche sottolineare questo. Sono contentissima di quello che ha detto Maurizio, perché questa è una grandissima verità. Grazie. Un attimo, una domanda, scusami Emma. Non voglio essere cattivo, ma si può dire che Il commissario Ricciardi è stata un'opera teatrale trasposta in TV, a differenza di Mila Settembre, che è pura fiction? Io non saprei dire, in realtà, io non mi sono occupato di Mila Settembre. Mila Settembre è chiaramente da una mia idea con i miei personaggi, però è stata scritta da altre persone ed è una storia che io non ho immaginato. Il mio personaggio è diverso, la storia del mio personaggio è diverso, quindi sarebbe poco nobile da parte mia
dire che il successo o non il successo. Mila Settembre ha avuto un successo di pubblico straordinario, cioè ha fatto 7 milioni di spettatori a sera, che è un numero enorme di spettatori. Ha fatto quanto Ricciardi, forse anche un pelino in più Mila Settembre rispetto a Ricciardi. Quindi non so dire questo. Io quello che posso dire è che approfitto di quello che ha detto giustamente Patrizia, che è secondo me una vera materia di incontro, esce così nelle pieghe, negli interstizi, ma andrebbe raccontato specificamente. Il romanzo è una cosa, il libro è un'altra. Attenzione, il romanzo è frutto della fantasia dell'autore, delle sue malattie mentali, delle sue visioni, delle sue follie, delle sue fobie, delle sue percezioni. Il romanzo è l'autore davanti al computer o davanti alla macchina da scrivere o con la penna e il foglio di carta. Il libro è un prodotto commerciale sul quale vive un sacco di gente. Il libro, e non ci trovo niente di orrendo o di blasfemo in questo, no? Cioè, perché la gente si comporta come se il libro dovesse essere un qualcosa di etereo, assolutamente sovrannaturale, che è puro spirito. Non è vero. Il libro è un prodotto commerciale su cui vive un sacco di gente. Vivono i grafici, vivono gli editori, vivono i distributori, vivono i promoter, vivono i pubblicitari, vivono i librai. Tutta questa gente che vive sull'acquisto del prodotto libro. E anche l'autore, collateralmente, e per una percentuale variabile che è molto inferiore a quella che la gente pensa normalmente. Però questa gente vive del libro. Quindi che il libro si venda, non ci trovo niente da scappare urlando, strappandosi i capelli, come invece ci si comporta purtroppo spesso da parte dei lettori che si ritengono raffinati custodi di una magia che è solo per loro, da parte della grande critica che scappa di fronte ai prodotti, ai libri che vendono come se fossero necessariamente di bassa qualità, proprio perché vendono, da parte di altri autori che non ti perdonano mai di vendere delle copie, come se fosse una colpa oscura e che dipenda poi da fattori privati, come essere l'amante di un editore, oppure per il fatto che tu sia raccomandato da qualcuno, da San Gennaro, poi, perché non vedo chi ti possa raccomandare in maniera tale da vendere le copie. Quindi io direi che dobbiamo stare molto attenti anche a questo. Cioè, la vendita del libro è una cosa importantissima che muove un sacco di famiglie, cioè che dà da vivere a un sacco di famiglie. Quindi pensare alle vendite del libro come se fossero un'apostasia, come se fossero una rinuncia al sacro, mi sembra veramente di basso profilo per le menti delle persone. Io volevo fare una domanda tornando a Veraldi su quanto come autore, secondo voi, influenza gli scrittori contemporanei. E inizierei da Patrizia, però poi a Maurizio vorrei anche chiedere quell'aneddoto che ci ha raccontato prima dell'incontro, di un incontro appunto, lui sa. Ecco, Patrizia, secondo te quanto Veraldi ha influenzato gli scrittori di qualsiasi genere, perché sappiamo che comunque è riuscito anche a attraversare i generi? Allora, nella prefazione di Uomo di Conseguenza, che ha scritto Massimo Carlotto, proprio questo si dice, cioè che Veraldi è stato il primo a indicare un'analisi del sociale legata al genere, rivoluzionaria, perché alcuni libri di Veraldi, non soltanto questo, sono stati scritti proprio durante i coinvolgimenti di potere delle organizzazioni criminali degli anni 70-80, cioè in piena guerra di clan, no? E questa definizione del tradimento
della scartina che deve uccidere, che, i nuclei di potere, la descrizione così particolare già del territorio non è scuola soltanto per uno, cioè non è scuola soltanto per un autore, ma per tanti, perché sono tanti che si muovono su quel territorio lì. Noi sappiamo, lo stesso Carlotto per esempio, nell'esaminare la malavita, no? Del nord-est, è stato un maestro, oltre a farci conoscere il zoo, ma è stato un grande maestro. Quindi quando una persona, anche se Veraldi adesso non è diffusissimo, ahimè, insomma, mi dispiace, certo. Però il germe della novità, della scrittura buona, della volontà di superare il limite, perché tutti questi che ha nominato anche Maurizio, no? Fruttero e Lucentini, attenzione, Fruttero e Lucentini hanno fondato Urania, ci hanno fatto conoscere Asimov e Ballard, e all'inizio venivano, appunto, proprio per legarmi al discorso anche sulle vendite, venivano presi a fischi e pernacchi dagli intellettuali che dicevano che, per carità, questa è roba da edicola, non si deve fare, non si deve di Ballard, che è, insomma, un genio assoluto. Quindi io confido molto nei lettori, io sono una persona molto ottimista, io credo che i lettori sappiano riconoscere chi appunto ha raccolto una testimonianza del genere, un germe del genere, una volontà di trasformazione anche all'interno del genere, e premiarlo. Cioè, io sono molto ottimista da questo punto di vista. Cioè, non sono per niente. Poi i nomi da Lucarelli, De Cataldo, il mio grandissimo amore che è Grazia Verasani, io amo sconfinatamente Grazia Verasani, per me è una delle più grandi scrittrici italiane, ora per esempio ho scritto un ultimo libro, Ricordo di Bosso, ed è una delle più grandi scrittrici italiane, Tucuri, scrive bellissimi gialli, polizieschi, gialli, chiamati, che ogni tanto scivolano appunto nell'ethno local, tutto questo è comunque... Perché non è neanche necessario avere, che posso dire, una cultura complessiva dell'opera omnia di un autore, ma quando c'è stato un passo in avanti, per esempio, noi non possiamo più tornare prima di Camilleri, non lo possiamo fare più. E quello, per me Camilleri è uno dei più grandi, io non so se avete visto il suo monologo in televisione su Tiresia, che fece Tiresia, che fu una cosa di una bellezza devastante, cioè si è tante cose, e secondo me il lettore lo capisce. Grazie. Io sono contento che Patrizia abbia nominato Massimo Carlotto, che percorre in maniera molto diversa e con altre motivazioni anche di attenzione politica e personale gli stessi sentieri tracciati da Veraldi, perché Veraldi è stato più un indicatore per interpreti nazionali che per i napoletani. Cioè, io non credo che Veraldi sia stato realmente, ripeto, a parte alcuni epigoni come Ferrandino e come De Silva, il De Silva di certi bambini, naturalmente io non trovo grandi tracce di Veraldi negli autori napoletani. Li trova invece Massimo Carlotto, per esempio. Li trova Massimo Carlotto perché l'analisi sociopolitica che si desume da Veraldi, che non c'è esplicita in Veraldi, ma che è implicita nel suo modo di raccontare, io la trovo in alcune di queste straordinarie semplificazioni. Innanzitutto per un motivo. Veraldi non centralizza sull'investigatore, banalmente. Cioè, Veraldi preferisce trovarsi il delinquente e raccontare nell'ottica del delinquente che poi alla fine diventa un eroe. Questa è un'operazione alla Dumas, perché Dantès è un criminale. Quindi il racconto invertito, è il noir alla francese. Il vero romanzo vero, quello con l'ambientazione nera e con gli eroi neri,
lo fa Veraldi. Quindi Veraldi diceva: bene Patrizia, noi non possiamo tornare a prima di Camilleri. Veraldi è stato un grandissimo, assolutamente leggibile anche oggi e con gioia, ma Veraldi è il grande racconto di quegli anni. È il grande racconto di quegli anni. Interessantissimo, ripeto, io non capisco per quale motivo noi dovremmo trovare affascinante leggere della San Pietroburgo di Gogol e non della Napoli di Veraldi. Quindi una rivalutazione, una ristampa, una corretta diffusione di questi libri, secondo me, sarebbe più che valido. Per quanto riguarda Emma, l'aneddoto a cui ti facevi riferimento, io ho avuto la fortuna di incontrare la signora Veraldi, cioè la moglie di Veraldi, una straordinaria signora che mi è venuta a incontrare in una presentazione milanese, e io non mi sono inginocchiato per decenza, ma mi sarei volentieri inginocchiato davanti a lei. Siamo in presenza di un maestro veramente inarrivabile, inarrivabile per le tematiche, inarrivabile per il linguaggio, inarrivabile per l'approccio alla storia, che secondo me lo colloca veramente tra i maestri assoluti del genere, appunto insieme a gente come Izzo, istitutore del romanzo nero mediterraneo. Bene, io prima di chiudere siamo arrivati, diciamo, all'ora canonica, e quindi anche se avremmo avuto tanto altro da dire, quindi appunto in qualche modo magari potremmo far alla fine di questo ciclo, Tommaso, mi veniva come idea mentre Maurizio parlava, anche l'entusiasmo di Patrizia, potremmo far partire comunque una sorta di petizione per far ristampare e rendere più facili da trovare i libri di questi autori, perché come noi ne abbiamo parlato la difficoltà è stata tanta, non so, la butto lì, certo. Poi magari vediamo. No, ma se ne parlava anche stamattina con Patrizia, ecco, dovremmo sicuramente fare un appello agli editori per rendere questi libri più fruibili, perché non tutti hanno la fortuna come Patrizia, ecco, di avere avuto addirittura l'opera Omnia di Avagliano, oppure noi con il grande libraio Alberto, che ci ha procurato i libri un po' da All This Gold, un po' da altre fonti sue, però diciamo, ecco, leggere un libro non deve essere una fatica così complicata, a meno che, ecco, non ci sia poi la passione anche per l'oggetto libro, ma lì entriamo poi in un altro mondo, tra l'altro bellissimo, quindi sicuramente rendere il libro più disponibile, più fruibile è fondamentale. Il feticismo dei libri è una delle piccole, sottili perversioni che conserviamo con gioia. Infatti, quando Alberto mi ha dato la mazzetta, Uomo di conseguenza, me li ha dati quasi proprio come un oggetto prezioso. Ha detto: questi te li ho trovati io, altrimenti non devi. Alberto non dà i libri, Alberto li conferisce. Sì, fantastico. Viviana, che dici? Ricordiamo ovviamente che cosa invece si può trovare attualmente in libreria. Abbiamo una nuovissima uscita e anche per Maurizio, giusto? 6 luglio. Sì, sì, io sono in libreria col Mina Settembre, manco a dirlo, che si chiama Una Sirena a Settembre, è uscito una quindicina di giorni fa, ne sono felice per l'andamento che sta avendo, ma come sempre mi succede, la testa è già nel libro successivo. Per Patrizia invece ovviamente ricordiamo la serie Blanca, va bene, abbiamo parlato, e in particolare ovviamente l'ultimo, correggimi se sbaglio, del 2019, La danza dei veleni, ma c'è anche un libro per ragazzi che è uscito nel 2020, giusto Patrizia? Ti ho presentato, dai, io ci sto. Ed è Hai la mia parola, è stato finalista al premio 100 con una casa editrice indipendente, quindi è proprio una specie di miracolo. È un libro a cui io sono legatissima e che per fortuna è andato molto bene. Bene, grazie. Allora, io vi ringrazio, non so, visto che ovviamente la connessione mi dà problemi, Tommaso, non so se hai già annunciato l'incontro di settembre, allora a questo punto annuncialo tu.
Allora, il prossimo incontro sarà il 20 settembre, sarà dedicato a Mastriani, avremo come ospiti avremo Sara Bilotti e Francesco Paolo Oreste, quindi andremo avanti in questo percorso, anzi andremo molto indietro perché torneremo a metà dell'Ottocento, e il terzo poi sarà invece ad ottobre su Matilde Serao, con relatori che poi comunicheremo qui là. Ovviamente vi invitiamo a seguire i canali di Ocissò e della Fondazione in generale, ma anche in particolare su questo tema, perché cercheremo di uscire prima anche con una serie di contenuti, con una serie di chicche, quindi ecco, vorremmo che questo fosse un percorso anche da costruire insieme a voi. Prima stamattina ci ha scritto una persona che sta portando avanti un progetto di ricerca di dottorato sulla storia del noir italiano, l'ha invitata a scriverci, insomma a darci un po' di dettagli, quindi ecco, invito anche i nostri amici che ci hanno seguito, ecco, anche a darci spunti, idee per questo percorso, perché ovviamente l'obiettivo è proprio quello di costruire insieme un percorso di conoscenza, di scambio, anche di crescita un po' di tutto il movimento degli appassionati di questo genere e anche del nostro territorio, ovviamente. Grazie. Grazie Patrizia, grazie Maurizio, grazie ovviamente Tommaso per aver organizzato, ovviamente io ci sto, questo incontro, e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a te, buona serata, grazie a voi. Grazie Maurizio. Grazie a tutti.